Tra Allegri e la Juventus sarà addio. Arrivano le conferme. La situazione è davvero molto tesa. Guardate tutto il video per scoprire cosa sia successo. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. La tensione nella Juventus è alle stelle e le recenti parole di Timothy Weah dopo lo 0-0 contro il Milan gettano ulteriormente benzina sul fuoco della già accesa polemica tra giocatori e allenatore. Dopo i recenti sfoghi di Cambiasso, Chiesa e Vlahovic, Weah si unisce al coro, sottolineando la difficile situazione che la squadra sta affrontando. In particolare, le sue parole sulla sua esperienza in bianconero rivelano una profonda frattura tra la visione di gioco di Allegri e le aspettative dei giocatori. Weah, nel suo intervento post partita, ha espresso la sua delusione per il momento difficile della squadra, ma ha anche lanciato una frecciata chiara ad Allegri. Ecco le parole di Weah. Per me fisicamente in Serie A è molto difficile, perché faccio solo corse. Su e giù. Normalmente giocherei in attacco, alla Juve gioco solo in difesa. Il suo commento sul fatto di giocare solo in difesa, anziché nel suo ruolo naturale in attacco, è emblematico della frustrazione che molti giocatori sembrano provare nei confronti dell'approccio tattico del tecnico. Su questo vogliamo il tuo parere. Secondo te Allegri fa giocare fuori ruolo Weah e altri calciatori della Juve? Scrivilo nei commenti sotto al video. Queste parole mettono in evidenza la mancanza di sintonia tra l'allenatore e alcuni elementi chiave della squadra, creando un'atmosfera di conflitto che rischia di compromettere ulteriormente le prestazioni sul campo. D'altra parte, le dichiarazioni di Allegri continuano a sollevare polemiche, con il tecnico che sembra scaricare le responsabilità dei risultati negativi sulla dirigenza e sui giocatori. Il suo riferimento a una rosa che forse non è all'altezza delle aspettative suggerisce una critica implicita nei confronti della qualità del team a sua disposizione, alimentando ulteriormente le voci su una possibile rottura tra l'allenatore e il resto dello staff tecnico e dei giocatori. Sembra ormai che la spaccatura tra giocatori e allenatore e tra Giuntoli e lo stesso Allegri sia diventata insanabile, per quanto si cerchi continuamente di mascherarlo. È ormai la fine del ciclo Allegri e sia lui che la società ne sono consapevoli. Commenta qui sotto esprimendo il tuo punto di vista. Ciao e alla prossima notizia!